Cerchi un piatto freddo ma gustoso? Questo è quello che fa per te il polpettone freddo con patate e prosciutto. È gustosissimo e non ha bisogno di cottura. L'unica cosa che dovrete far cuocere sono le patate. Trita finemente il prosciutto. Quando le patate saranno cotte, schiacciale e versale direttamente in una ciotola. Aggiungi del prezzemolo tritato, del sale, del pepe e una grattugiata di noce moscata. Mescola bene in modo da amalgamare bene tutti gli ingredienti. Unite poi la ricotta e il prosciutto tritato. Mescola bene in modo da ottenere un composto bello uniforme. Unisci poi il pane grattugiato, fallo incorporare con le mani in modo da ottenere un composto bello omogeneo. Trasferisci il composto su un foglio di carta forno. Dai la forma a salame proprio aiutandoti con la carta. Chiudi bene a caramella e riponi in frigorifero per 6-8 ore. Dopo il riposo in frigorifero, tira fuori il polpettone e taglialo a fette. Se vuoi, puoi servirlo con della maionese. È morbidissimo e gustosissimo. E se l'ho fatto io, lo puoi fare anche tu.